Ciminella. Studia la posizione, poi passa sul blocco, pallone dentro per Morgillo allo scadere dei 24 secondi. Prova a gestire il pallone Napoli, bello l'anticipo da parte di Conte che si lancia verso il canestro, poi lo scarico verso Lorenzi. Rubinetti tenta di sfondare centralmente, poi ci ripensa, poi va da Enie, copre bene il pallone il numero 8, poi tenta dentro il passaggio per Conte, 15-9 Virtus. Conte studia il posizionamento dei compagni, vuole impostare azione per i suoi, poi fa tutto da solo, c'è il contatto e potenziale gioco da 3 punti per Roma. Ripartenza a Napoli, lo scarico dentro per Mennella che conosce Lanza, porta a meno 5 i suoi. Napoli prova a impostare, lo scarico su Scalera, uno contro uno con fattore benissimo Scalera che trova i 2 punti. Attacco sbagliato di Napoli, poi Nardi va al rimbalzo, palla a tutto campo, meravigliosa per Belloni, 9 punti sopra Roma. Lo scarico all'indietro per Enie, tenta l'uno contro uno, punta il canestro, poi si perde il pallone, lo riconquista, prova da sotto canestro ancora una volta, strapotere fisico del numero 8. Napoli in attacco, lo scarica all'indietro per Fiore, la penetrazione ottima per Morgillo, semigancio destro in fadeaway. 10 secondi allo scadere dei 24 per Napoli, Ciminella porta il pallone dentro, meravigliosa palla per Morgillo. Nardi punta l'uno contro uno con Ciminella, poi lo scarica all'indietro per Rubinetti da 3 punti. 12 allo scadere dei 24, Rubinetti per Lorenzi, da questi a Nardi, taglia l'anticipo, poi va sotto canestro, altri 2 punti per Roma. Scarico verso Ciminella, prende il pallone numero 4, attacca il canestro, poi lo scarico ai 45 gradi per Morgillo, anche da 3, il numero 8. E i protagonisti in campo lasciano rimbalzare il pallone perché si attende soltanto la sirena che arriva in questo momento. La Virtus Eurobasket Roma chiude seconda nel girone con questa vittoria 69-61 sul Vivi Basket Napoli. Beh, era l'ultima partita, comunque cioè, dovevamo dare il segnale che noi siamo pronti per la partita contro Agrigento che si svolgerà tra 15 giorni. E anche che all'apparenza non sembrava una partita molto importante, alla fine l'è stata. E siamo riusciti ad andare sempre in vantaggio come speravamo. Servirà molta grinta, molta più di quella che abbiamo messo per ogni partita, perché è una partita dove giochiamo l'anno.